Ed eccoci a Subiano quando nella seconda domenica di settembre si rievoca la festa dell'uva, ma anche il mercatino del tempo che fu, dedicato ai più piccoli ma anche ai ricordi dei nonni. Allora, Gianni Faretti, presidente della Proloco di Subiano, mi sembra che anche oggi, nonostante la temperatura fresca di prima mattinata, sia venuto un bel sole. Questo fa gioco naturalmente per il mercatino del tempo che fu. Prima mattinata un po' freschino, comunque è una bella giornata e si sta vedendo tanta gente. Senti, ma quanti banchini ci avete messo? Oltre 200 come sempre? Sì, tantissimi come tutti gli anni. Senti, una bella risposta da parte anche dei nostri, della nostra gente locale, perché il mercatino del tempo che fu nasce con la gente di Subiano, no? Sì, è nato, mi hanno detto, 31 anni fa, con 4 banchini e un tempo che sfidavano la pioggia addirittura. Invece oggi meno male. Senti, ho visto anche tanti bambini, no? Dietro questi banchini, è un po' questo anche che vorrebbe la Proloco, tramandare la tradizione. Sì, vorrebbe rimandare la tradizione, infatti noi cerchiamo di incentivare questo con i bambini dietro ai banchi. Una subianese doc che mi mette anche una coroncina grandissima. Grazie. Senti, ma questo mercatino, tu che sei nata proprio qui nei nostri territori, sei vissuta anche proprio così, questa hai respirato, diciamo, l'aria, no? Della... come no? È vero. Ma che cos'è questa giornata? È la giornata del divertimento. Oggi non si pensa alla politica, non si pensa a niente. Bisogna mangiare e divertirsi. Bene, anche con 2 uova al tegamino fatte con l'uncinetto. È chiaro, Senti, ma la nonna ti ha dato una mano? A cucinare. La nonna a cucinare e mi ha tramandato l'arte dell'uncinetto. Bene, e tu com'è che hai preso quest'arte? Tu che sei giovane, i giovani rifuggono a volte queste cose. Perché le tradizioni piano piano si perdono, invece bisogna continuare. Di corsa, Remigio, qui non so se è il banchino del Subiano Marathon tornato indietro nel tempo o che altro. No, torniamo indietro nel tempo. Non ti preoccupare, che ai tempi naturalmente del mercatino del tempo che fu e come correvano i nostri vecchi. Correvano più di noi. E il tuo bambino, glielo dai il pane con il vino e poi lo zucchero? Certo, quando eravamo piccoli noi, quella era la nostra merenda. No, lui va a correre. Ora, scusa, io non lo so, panino con la porchetta numero 2. Questa è la dieta del podista. Ah sì? Certo, più corri e più mangi, se no... Il sindaco di Subiano, Antonio De Bari, in questa bella occasione vissuta da adulti e da bambini. Questo credo che sia bello per riconoscere le nostre tradizioni, no? Certo, come sempre ripetuto in questa estate fantastica e impegnativa, perché la mia prima estate da sindaco, però quello che vedo in questa festa, che anche negli anni era in questa maniera, è la grande partecipazione dei bambini, degli adulti, degli anziani. E ritrovarsi tutti insieme così è bello, perché portare le persone, portare la gente, portare i bambini che si divertono, che partecipano. Io stesso c'ho la mia figliola che è al giro uscita, so di parte, lo devo ammettere, però con la camicetta quadri e i pantaloncini di jeans è stupendo. Mi sono incantato a guardarla stamani quando si allontanava con la sua amica, è veramente bello. E questo è il vivo del paese, questo è grazie all'organizzazione della Proloco, chi ha organizzato, le persone che lavorano, perché c'è tante persone dietro le quinte che permettono questa meraviglia veramente, e anche chi partecipa a questi banchini che dalle 7, 6 e mezzo sono qui sfidando un po' il fresco di questo settembre, che però la giornata è bellissima. Secondo voi questi maccheroni chi l'ha fatti? Questi? Io l'ho fatti. Yeah. No, non ci crede. Tu ti sei messo lì e hai fatto la sfoglia. Oh, no. Mentre io preparavo la sfoglia, le donne preparavano i biscotti, le torte, i biscottini al vino, le crostatine con la crema e con la marmellata. E poi il sugo, però questo qui, sono sincero, l'ho commissionata alla mia mamma. La mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma. Però dobbiamo ammettere che la mamma è stata molto brava, ha insegnato a fare la sfoglia col mattarello. Sì. Uscite, un ragazzo proprio da tenere conto, eh. Sì. Da tenere di conto. Che cosa devo venire a comprare qui? Le marmellate, particolari. Perché particolari? Perché c'è peperoni, c'è mele e limoni, boboni e mandorle. Cioè. Hai ragione, sono proprio particolari, ma chi l'ha fatte? Noi. Voi avete aiutato la mamma forse? Sì. Però
Ma vi piace cucinare? Sì. E le marmellate si mangiano in casa? Sì. Col pane, con le fette biscottate, con che cosa? Queste qui sono col formaggio. Col formaggio! Avete capito? Sanno veramente tutto quello che è l'arte culinaria. Allora, stuzzichini direttamente da, come ti chiami? Agnese. Martina. È una festa che unisce la famiglia. Tante persone mi hanno detto, il babbo, la mamma, le figlie, i figli, lavorano anche durante l'arco dell'anno per preparare questa festa. Quindi è la famiglia che si unisce, no? Ma questo sì. Ora, a parte i dolci che vengono fatti la mattina stessa, il giorno prima, ma tutte gli altri cercare per le marmellate, no? Cercare naturalmente i frutti di bosco. Marmellate, frutti di bosco, i fichi stessi che sono di ora, magari la mela, le albicocche di primavera. Fare qualunque altro oggetto parte già domani, in cui si incomincia a dire cosa prepariamo per il prossimo anno. E questo è bello perché ti permette di raccogliere l'esperienza delle nonne, l'esperienza e la velocità delle mamme, perché bisogna fuggire, e la creatività dei bambini, che meraviglioso. Ma vi piacciono i lavori della Menchina? Sì, bellissimi. Belli. Menchina, una canzone che ti piace, che abbineresti a questo lavoro? Ah, io non te lo so dire, a me questo mi piace tantissimo, se no non lo farei. Oh, una canzone romantica. Oh. Mamma Mae, che dici? Ah, Mamma Mae? O brucerò per te? Comunque sia, sono sempre loro, Negrita, la mamma di Pao. Senti, però dimmi una cosa, Menchina, tu che sei la mamma di un grande cantante e protagonista anche del nostro territorio, ma ti sei finita l'occhio qui? Oh, ma io è una passione, è come una malattia questa, mi piace da morire, da morire, da morire. Fattore della Proloco mi sembra che lo faccia Olinto, ma dimmi, questa porchetta la cuocete voi o no? E ci credo. Allora è lui che la fa, non te, è vero che la fai te? Olinto. Si cuoce noi, ma l'ambusiccia lui. L'ambusiccia, va bene, l'ambusicci te, perché lui viene dalla terra di Toscana. Te da quale zona vieni? Proprio Maremma, Alta Maremma. Oh, Alta Maremma, quindi nell'Alta Maremma i maiali e i cinghiali si sistemavano, eh? Sì, sempre. Li facevano, ogni famiglia non mancava il maiale, perché quando era il tempo che Berta filava. Da che zona della Miata? Paese mio è Castellazzara. Ok, allora Castellazzara si facevano le porchette. Vedi com'è? Questo qui ne ha preso uno, gli piaceva. Ha detto, me ne dai altri due. Senti, come si imbusicchia per essere fatto buono questo maiale? Dalle parti noi ci si mette il rosmarino al posto del finocchio, però anche un po' di finocchio non ci sta male. Ho capito. Sale, pepe, aglio, fegato, normale, è una cosa... E quando si mette in forno quanto ci deve stare? Quando si mette in forno ci vuole almeno 7-8 ore, dipende dal pezzo se è più grosso o meno grosso. Qui siamo nella vera tradizione di Subiano. Lei è cresciuta a pane e festa di fine estate, possiamo dirlo, anzi la festa dell'uva. Lui è acquistato sicuramente, vero? Sì, sì. Però ti piace? Certo. Senti, ma questo banchino come l'ha realizzato? Ah, il banchino di qua ho fatto tutti i dolci e il sugo come tutti l'anno da tradizione. Qui c'è la new entry di Cesena, scultore che fa pipe e roba d'argilla e posate di legno. Di qua è antiquariato del mio babbo e del mio nonno. Bene, allora scusami tanto, ma da Cesena, visto che sei arrivato con tutte le sculture, qui c'è la ricerca un po' particolare, perché è una scultura che arriva addirittura dal legno. Noi siamo un paese di legni, cioè nel senso abbiamo tanti boschi, no? Com'è questa passione così giovane verso la scultura e il legno? Ma a me è sempre piaciuto il legno nelle cose antiche, e la pipa è uno degli elementi che un vecchio, se c'ha una cosa è la pipa, il cappello è la pipa, quindi... Quindi dopo, dalla passione delle pipe, mi hanno dato dei pezzi di legno di una potatura. Ho avuto la fortuna di avere qualche macchinario vecchio e li ho messi insieme e ho realizzato delle pipe. Fumerà il cero? Ed eccolo il famoso cero, quello della grande pubblicità del matto degli anni 70 con Radio Casentino. Senti, anni 70 e anni 60, lo tengo io così non cade, ma per ricordarci un periodo... Bello, no? Se vogliamo. Questo era il giradischi? Sì, questo è tutta roba del mio babbo, della mia mamma. Sono ricordi importantissimi. Senti, ma te che ci ascoltavi, qual era il disco che ti piaceva di più in quegli anni? Ma io mi ricordo bene, c'era Luglio di... Luglio col bene che ti voglio. Sì, quelle canzoni lì a me. Del turco.
del caldo del turco. Poi io mi ricordo c'era Gianni Morandi a quei tempi. Odiavo tanto Claudio Villa perché io facevo tipo per Gianni Morandi. Però dopo, quando diventi grandi, capisci che anche Claudio Villa ha una voce eccezionale. E ti te l'ho detto, sono ricordi tutti del mio babbo, della mia mamma. Mi piace esporli anche per ricordare loro due. Anice Stellato e Alchimie, naturalmente, nella farmacia dei frati di Montegiovi. L'anice stellato questa volta, perché? Perché devo prendere l'anice stellato, secondo voi alchimisti? No, l'anice stellato è per il gusto, che è particolare, è buono, è un buon digestivo e serve dopo un buon caffè, è proprio l'ideale. E con questo affare qua che ci faccio? Questo è un alambicco, ci si fa poco perché serve per fare appunto la grappa, queste cose qui, che noi non facciamo, questo è più decorativo che altro, ecco. E invece per curarmi che cosa potresti offrirmi? Per i miei dolori di stagione o altre cose comunque, perché voi siete sempre pronti e ben predisposti a darci una mano con le erbe. Per i dolori di stagione, soprattutto per la cervicale, per le lombaggini, eccetera, si può usare l'olio di iperico. L'olio di iperico è un bel massaggio. Ci vuole qualcuno che ti aiuta, perché se no quello non è comprensivo. Coda cavallina, che cosa potrebbe essere? No, perché uno pensa al cavallo, pensa a tutto, poi scopre che è un'erba. È un semplice arbusto che cresce qui anche nelle nostre zone, soprattutto dove c'è un terreno particolarmente argilloso e dove c'è anche dell'acqua. E niente, questo è molto utile soprattutto per quelli che sono i calcoli renali, aiutano molto, proprio sono curativi. Fai l'ecografia, c'hai i calcoli renali, fai una bella cura con la coda cavallina e sei guarito. Quindi me la devo bere, in pratica la metto in infusione, che devo fare? Sì, devi fare un infuso, un cucchiaio di coda cavallina in una tazza di acqua calda e aspettare 10 minuti e poi si può bere e aiuta. Guardate che incontro, Avis Bibbiena, beve l'acqua e poi compra il vino, anzi è trasparente. Non si sa bene se è. Beh, questo naturalmente. Poi c'è il Saetta, che è uno che c'è sempre stato, insomma, quando è iniziato, no, questo mercatino. All'inizio, si è iniziata col Poromilo, Donati. È vero. Però senti una cosa, come ti sembra questo mercatino? Sempre più bello. Sì. Marcello, scusa, ma le fragoline, dove vai a cercarle? La pasticcere, dove va ora a trovarle? Il fragolino, dimmi, come si beve, che tu so lo regali a tu. Io l'ho trovato nei posti più disparati, sto fragolino. Il fragolino migliore è metterlo in frigorifero il giorno prima. Se è più fresco, lo senti meno gradi. Quanto ci vuole per farlo? 30 giorni, 40 giorni. C'è chi gira per la festa qui dell'uva e del mercatino e che mangia continuamente, pizzichi, ma com'è? Bisogna far così alla festa dell'uva. Sì? Sì, assaggino ovunque, quindi. Ma vi divertite voi? Sì, noi guardano, si aspetta tutto l'anno. Sono pronti i gironzoloni per gironzolare dove? Sono pronti per gironzolare a Fano, a Brodetto. Senti una cosa, ma so che avete portato tanta gente, è vero? Sì, è vero. Quest'anno è venuta diversa gente, molta gente sì, da fuori, da Pistoia, da Firenze, sono venuti da fuori, bene. Quindi vuol dire che gironzolare per l'Italia con il vostro gruppo di camperisti fa bene anche a Subbiano. Fa bene anche a Subbiano, esatto, fa bene anche a Subbiano. E la Sofia arriva proprio qui con la Susanna, è vero? Sì. Senti, ma che cos'è questo mercatino? Ti piace? Sì. Ma ti piace perché al mattino diventi una contadinella? Ti piace perché fai la venditrice? Perché? Perché faccio la venditrice. Bravissima, è quello che farei da grande? Sì, la commessa da grande. Volete la tradizione di colui che naturalmente produce un prosciutto? È lui, è il Testi, stando a Roma e quindi vive la nostra realtà, quella tipica di Subbiano, perché ci stai proprio nel mezzo. Il babbo che faceva? Diciamola tutti. Faceva questo lavoro qui. È vero, ma soprattutto lì faceva i prosciutti, perché qui non si comprano i prosciutti, ma si fanno ancora, è certo. Vero? Qui si mettono a stagionare, si salano. Vanno tutti da noi. Allora, ti domando, ma i maiali come una volta, sono come quelli di oggi o no? I maiali si trovano maiali buoni ancora, dipende da che roba uno lavora. Quindi basta cercarli? Certo. Quindi un segreto per un prosciutto, quando è che si può mettere in vendita? Dopo quanto tempo? Ci vuole almeno 12 mesi di stagionatura. Quindi ci vuole pazienza? Certo. Certo.
ce farai con 10 mazzi dei finocchio te? Allora, cara Stefanella, devi sapere che quando io faccio l'arrosto, specialmente la nana, ci avevo messo il finocchio e parecchio aglio, se no non state niente. Perché non le faccio più da me le nane, le devo andare a comprare, so di molto che gli danno da mangiare. Dove viene questo finocchio, Paperini? Viene da Catenaia, ufficiale catenaiolo, eh? Come la porchetta, come la soprassata, tutto di Catenaia. Mirella, senti, tu nella tua tradizione della terra oltremare, dell'Adriatico non ci sono i fegatelli. No, sono venuta a impararli qui, dalle persone anziane, sì, con la loro, il finocchio, molto buono, con la rete. Penso, insomma, ha avuto successo per ora. È stata la difficoltà maggiore? Che per usare questa rete, tenerli coperti sempre. E sotto ci si mette prima di tutto il rigatino, in modo che si ammorbidisce piano piano il grasso, che non diventano duri. Se sono duri non sono buoni. Gli zuccherini della nonna, chi è che l'ha fatti? Il tempo fa questo. Oh, la tradizione di Montegiovi, per forza. Senti, ma il trucco per fare un buon zuccherino? Va preso uova, zucchero, anice, lievito di birra e farina. E poi la mia mamma mi ha detto di farle un po' a occhio, come usava una volta, e si sente l'impasto con le mani. E quando è pronto, uno inizia a fare le ciambelle e li mette a lievitare. Signori, tutto Montegiovi, guardate, sono qua. Ecco. Eccoli qua, grazie a lei che li ha radunati tutti insieme, e queste sono le vere famiglie che portano avanti le tradizioni. Grazie, ciao! Ma chi si nasconde dietro questo cappello? La Nadia della scuola calcio, e poi c'è Eugenia. Scusate, ma anche voi giocate a calcio? Sì, cara. In pratica sì. Sì, spesso. Ma i nostri spesso. Figli giochiamo noi. Vedi, guardali. Oh, c'è il Ticcia, vado a vedere, sui nostri nuovi allenatori. Scusate, scusa. Qua arrivano tutti i due allenatori. No, lui o lui? Io sono l'allenatore. Lui è l'allenatore. Oden sei la nuova entrata quest'anno. Sì, io dirigo, lui è l'allenatore. Tu dirigi? Io no. Sì. E lui che dirige? E noi seguiamo le sue direttive, quindi... Senti, allora, per far andare bene questi cittini della scuola calcio, un bel biscottino buono di quelle delle Eugenia della Nadia, che dite? Sì. Tutti sono buoni, quindi venite, acquistate. Ragazzi, quest'anno la scuola calcio del Subiano è anche accreditata, vero? Vero, giusto. Cioè, è una scuola calcio che funziona. Sempre migliore, miglioreremo anno per anno. Ma perché lui ha le femmine, capito? E non sa come fare a fare una scuola calcio anche per le femmine. Ora speriamo mio figliolo mi faccia anche calcio. Signori, qui abbiamo il banco delle pollastrelle, cioè sono, come ti chiami? Carlotta. Martina. La pollastrella? Eleonora. Alessia. Beh, mi sembra che veramente ci siamo, ottimo! Gianni Biglianzi, comandante della Polizia Municipale, ma anche naturalmente legato all'assessorato dell'agricoltura. Qui siamo nel tramandare delle tradizioni. Certe cose non si vedono più, quindi si vedono solo in queste manifestazioni che Subiano ha il pregio di mantenere vive nel ricordo e che vedo nei miei figli, sono molto importanti, perché non ripeto, vedere certi tipi di animali esposti o certi tipi di prodotti, se ne sta perdendo veramente troppo il senso, quindi è bene tramandarlo, ripeto, poi il pubblico risponde, evidentemente c'è bisogno anche di questo tipo di cultura, perché in fondo e fine è cultura. Lui nella sua vita ha vissuto forse più in Liguria che qui a Subiano. Sono più in Liguria, sempre più in Liguria. Ma tu ti tuffi sempre per fare bagnino o no? No, vado solo al mare per divertirmi ora. È stato un grande bagnino nel tempo. C'ho il mare davanti a casa, perciò mi diverto lì e basta. Bene. Però ora basta. Quando basta. Allora, senti una cosa. Vino ligure e vin santo nostro dell'Ilaria. Chi vince? È il nostro. Bene, Ilaria, allora. Ma non l'ha assaggiato, io gliel'ho detto. L'ho assaggiato prima quello di Marcena. Ma lei senta il mio. Perché tu che cos'hai, Ilaria? Come cos'ho? È il mio e basta. Ma c'è una tradizione vera, vero? Il magnano. Io mi ricordo il mio babbo che lo metteva il caratello in cucina, sai, le cucine di una volta, con le travili. Ecco, lo metteva il caratello lì sopra, vicino al camino, perché non è che lo facevano invecchiare a 3 anni minimo nei caratelli, ogni anno lo cambiavano, quindi doveva maturare in fretta.
Allora, messo lì in alto, vicino al fuoco, dopo un anno si toglieva e ci si metteva quello nuovo. Quindi io non l'ho mai fatto personalmente, a parte ora, ma insomma, si ricordi? Diciamo che però ti ha insegnato. Certo. Vuole tutti i sbalzi di temperatura, o al freddo, al caldo, andrebbe anche messo fuori, o sulla soffitta, dove c'è lo sbalzo di temperatura. Importante, beviamoci il nostro Vinzantina. Che uva però? L'uva ci si mette di solito la malvasia, ci si mette anche un pochino di Trebbiano e poi soprattutto, aspetta, mo se mi viene in mente perché qui... No, ora voglio sentire, sentiamo come... Quella nera lì buona, come si chiama? Sentiamo. È speciale. Quella nera, buona, dolce. Canaiola. Oh, vedi la vecchiaia, ci vuole la canaiola anche, capito? Esatto, e un po' di Trebbiano ci si mette anche quello, ma insomma, queste sono le uve, si fanno appassire bene. Trebbiano ci vuole bene. Che lo scioglie, sennò quell'altra appassisce troppo. Visto che siamo insomma abbastanza informati, in sintonia. Mi sembra che proprio qui la Liguria e la Toscana vadano d'accordo, anche perché sono confinanti. Si può fare un gemellaggio, si può fare. Fritisino, la 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 la, Fritisino, la 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 la, Fritisino, la 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 la, la 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 la. Più vecchio barbiere del Subiano è il suo nonno, lo dobbiamo dire così, Barba e capelli, no, oggi non si fa barba e capelli, con tutte le tue amiche che vi siete inventate. Abbiamo cercato di fare un banchino per il secondo anno di fila e vedremo. Voi avete lavorato, avete fatto tutte queste cose? Sì, diciamo che gran parte l'hanno fatta le mamme e le nonne, però... Allora, chi è che si è cimentato proprio nel fare qualcosa di cucina? Tu no? Lei no. Là ho visto la mamma, là ho visto la zia, l'ho visto di tutti. Tu ormai sono tanti anni che vivi a Subiano, ormai vabbè. Però sei nata a Monte San Savino, no? Monte San Savino è una terra di tradizioni, questo lo dobbiamo ricordare. Capisco, il famoso scaldino col fischio di Monte San Savino, tanto per dirlo. Giusto? Era lo scaldino che portavano le nonne e le nonne portavano, diciamo, le signore agiate. Perché il fischio cosa serviva? Lo scaldino si scaldavano perché le case non erano ovviamente riscaldate come adesso. C'avevano il fischio per chiamare la cameriera o la serva che gli portasse a qualunque servizio che avessero bisogno. E quindi vivere questa ruralità così, forse l'hai vissuta anche tu da bambino? Ma sì, no, io sono nato in campagna, io avevo miei nonni, mi ricordo la sera alle 7 si partiva con la stagna di latta con mia nonna e si andava a portare il latte, era meraviglioso. Me lo ricordo adesso, i giorni più belli del mondo, era veramente. Da dove venite? Dalla provincia di Verona. Di Verona, com'è che siete arrivati qui? Perché abbiamo degli amici che abitano qua e ci hanno invitato. Allora, che ne pensate di questa giornata un po' particolare, no? Bellissima, folcloristica, da vedere. Stiamo usando i profumi buonissimi. Ma adesso ci avventiamo su qualche bancarella. Continua la tradizione dei maccheroni per Castelnuovo, perché dobbiamo ricordare che la sagra dei maccheroni con il sugo di lepre è a Castelnuovo e logicamente si devono fare i maccheroni come una volta, è vero o no? Sì, certo, per mantenere la tradizione. Bravo. Altrimenti queste tradizioni vanno a finire. Invece è una bella cosa. Non è che ci sei te che sei giovane che continui questa tradizione, no? Giovane? Siamo di tutte le età. Manca la gioventù proprio. Però anche lei è giovane e lei invece è... Tutte! Anche ieri ero la più vecchia io e la più giovane la Licita De Mario del Francesconi. Ora vi dico si chiama Lucia tutte e due. Bene, vuol dire che la tradizione continua, ma ieri vuol dire che avete già cominciato a fare le sfoglie. Certo. Sapeste quanto se ne fece ieri? Ce lo mette un po' d'acqua o no quando faccio la sfoglia? No, l'acqua non è la sfoglia. Non ce la mette? No. Solo ova pura? Solo l'ova, pizzichino di sale e dopo la farina quello che vuole. Ma se me si rompe come faccio? Se ne vengono i buchi? Quello è la mano, bisogna piano piano, dopo vengono senza buchi. I primi anche a noi. Sì. Maestri non se nasce nessuno. Basta provarci allora. Provarci più di una volta, più di due. Quando avviò la mia Lucina, ora le fa tonde, le faceva lunghe, bislunghe, per tutti i versi andavano, ora le fa Lucina, ora le fai tonde? Quasi, lei le fa tonde. Guarda, te le fai tonde, te chi ti ha insegnato? La mia mamma. Come si chiama?
La mia mamma? A Chiropita? Ecco, allora tu naturalmente però di dove sei? Io abito a, cioè, alla Lama. Ecco, sì, però vieni da fuori, è giusto? Non sono toscana doc. Ecco, questo che volevo dire, quindi ti ha insegnato la tua mamma che invece viene da? Dalla Calabria. Oh, e quindi c'è una però bella tradizione. Una suocera toscana e quindi il maccherone me l'ha insegnato lei. Però la sfoglia gliel'ha insegnata la mamma, che è calabrese, capito? Quindi abbiamo fatto un bel binomio, ecco perché viene tonda. Tu invece sempre toscana, e hai cominciato a venire prima Bisunga. È vero, sì. Sì, sì, l'abito primitivo facevo. Benissimo, signori, questo è Castelnuovo di Subiano, la sagra dei maccheroni con il sugo di lepre è fantastica perché come vedete le sfoglie sono tutte fatte a mano e il sugo si raccoglie meglio, è vero? Sì, certo, la pasta rimane più porosa e assorbe meglio il condimento. Ma la Luciana Almagini, che gli avrà comprato oggi in questo mercatino? Almagini è il nostro ex sindaco, assessore all'agricoltura, che gli hai comprato? Due dolcini. Come due dolcini? Sì. Ma io l'ho visto mangiare certi salsicci, scuse. Lo so. Devi riguardare? Abbastanza, sì. Beh, ma naturalmente anche uno che promuovendo l'agricoltura, queste cose bisogna che le porti anche in piazza, Luciano, no? Certamente, sempre più. Lo vedete? C'è un grande fotografo qui che arriva direttamente dal Casentino. Ti senti una cosa, ma com'è queste manifestazioni, non soltanto questa ma tante altre, sono belle, sono fantastiche da fotografare oppure no? Sì, molto. Poi in questa occasione la Proloco qui di zona ha organizzato anche un concorso fotografico e quindi noi ci siamo fiondati direttamente qui per approfittare dell'occasione. È la prima volta che vengo, è veramente una bella manifestazione questa. Ci sono delle piccole cose che la nostra Cristina Innocenti, ma Cris Da, ti posso chiamare così? Sì, dai, va bene. Cris Da, Cri e Daniele. Sì, più o meno. Tu lavori l'oro, fai delle cose bellissime e poi alla fine ti inventi anche queste piccole cose qua invece in ceramica. Principalmente ceramica o terracotta, nella quale io faccio dei disegni che poi smalto con la cottura a fuoco. Sono cosine che io raccolgo, trovo alle fare mercati, fiere, e vedendo quelle più adatte su cui potrei lavorare, le prendo e le assemblo con altre cose che faccio io. Guardate l'arte orafa che cosa riesce a fare in questo caso nel settore di questo mercatino del tempo che fu. Ho fatto una base per poi sopra farci il disegno. Poi ci ho attaccato dei sassolini che sono del mar Mediterraneo, è proprio proveniente. E tutto intorno una trinina, sono dei cestini da appendere. Bravissima, guarda Cristina, complimenti perché Cris Da dimostra che la nostra arte artigianale è veramente all'avanguardia. Beh, tu sei proprio davanti al tuo laboratorio, sì, quindi... Sì, sono anche avvantaggiata nel senso che usce bottega. Faccio la concorrenza all'avvocato, ma non gliene dite. Oh Lorenzo, questo ti fa la concorrenza con tutti questi liquorini qua. Senti una cosa, ma questa roba verde, che roba è? Grappa alla ruta, e chi è la ruta? Scusa Mario. È un'erba, ma si trova qui, a me me l'hanno portata da Cesena. A Cesena c'è uno che fa tutte le erbe, erba, cipollina, tutta questa roba qua. Però tramite un fruttivendolo che va là, capito? Allora, ma che sapore ha? È un amaro, tipo un amaro, però un amaro strano, capito? Quindi anche un po' digestivo, se vogliamo, no? In questo caso, sì, giusto? Sì, è vero, è vero. Bene, allora io vado invece dall'altra zona di Casa Lamarga. Eccoli qua. Oh, avete trovato? Dal sindaco, no, direttamente. Dal sindaco non ti sei mandato, di Casa Lamarga, vai. Chi è il sindaco? È quello che se ne intende, De Brice. La Brice, lui. Ma lasciato stare. Detto dalla sua figliola, lasciamo perdere. Credo che tutta sia la storia. Però mi sembra che qui il grande capo di Casa Lamarga abbia messo su un operaio, sì, in gamba. Le speranze per domani, che noi siamo fatti vecchi. È allevato bene. E noi si spera. Se piglia, sa, dalle radici, capito? Due sono buone. No, insomma, vuol dire, ormai tant'anni che ci conoscete. Da portare avanti questa tradizione. Sì. Ma ci va il nonno a cercarle, secondo te, diciamo la verità, o no? È vagabondo, non ce va mica. Oh nonno, sei diventato un vagabondo, fai quello che ti pare. A me mi sembra che si lavora più da vecchi che quando si era giovani.
La colazione del contadino, com'era fatta? Forza, vediamo. Il rocchio e il rigatino. Leggerine. No, io mi ricordo mio nonno, invece olio e cipolle se andava bene. Qui siamo un pochino avanti. Il rigatino non ce l'avevano una volta. Era soltanto un'occasione all'anno, no? Quando si spezzava il maiale. Bravissimo. Allora, quando si spezzava il maiale c'era questo. I Tugliani, vieni qua. Maria Luisa è un'insegnante. La cosa bella sei, un'insegnante. Hai le tue origini in Falciano. Di cui ne vado fiera. È vero. Sì, chiaramente. Perfetto, questo mi fa piacere. Il Casentino è la vallata più bella che ci sia. È quella più accogliente, è quella dove tu ti rilassi in tutte le stagioni, estate, inverno, primavera, autunno, è bella con i suoi colori, con le persone che sono rimasti con i valori di una volta. Mi fa piacere trovare davvero la Maria Luisa, perché lo zio Beppe, come l'ho sempre chiamato io, anche se non era lo zio, però è un ricordo fantastico. Ma è la mia cugina lei. Noi siamo parenti stretti. È vero. Senti, siamo una cosa. Parenti stretti. È vero, stretti, giusto. Senti Marconi, ma secondo te, no, Maria Luisa, questa panina fatta così è una panina originale o no? Ma io penso di sì, perché lì ci sono le vecchie ricette dei nonni, dei bisnonni, che si sono tramandate nell'arco del tempo. E allora sentiamo, l'hai fatta tu Gilberto o l'hanno fatta in casa? Fatta in casa sì, ma l'ha fatta la mia Tamara. La Tamara, che è giovane ragazzi, e vuol dire che anche a lei piace portare avanti. Però la no? Tamara è cresciuta con la nonna Erzia, che aveva le ricette degli anni 20. E allora uva passa, strutto invece dell'olio, perché l'olio ci pensa il Marconi. E allora invece di chiederlo al babbo, ha pensato bene di utilizzare quello che era nella tradizione della panina toscana e soprattutto locale. E adesso scopriamo come naturalmente Rassina si incastra con Subbiano. Che dici? Si incastra bene, anche perché voglio dire, questo è ormai è un'occasione questa per me storica, anche perché io poi vivo, sono residente a Subbiano, pertanto insomma questa è una cosa che vengo molto molto volentieri, anche se insomma io aspetto oggi pomeriggio, insomma, questo è... Signore, abbiamo il sindaco naturalmente di Castel Focognano, ma la cosa bella è che lui abitando a Subbiano forse ha vissuto anche tutta questa ambientazione. E poi vorrei dire anche che c'è un po' questo piccolo gemellaggio che credo che sia bello, no? Abbiamo la festa dell'uva a Subbiano e la settimana successiva avremo la festa dell'uva a Castel Focognano. Questo credo che sia importante, perché dobbiamo a volte vedere il Casentino nel suo insieme, e allora forse probabilmente anche un percorso vincente, no? Assolutamente, questo qui devo aggiungere che noi la prossima settimana ormai da anni facciamo a Rassina una copia, anche se è stata focalizzata nel tempo a Rassina per il Calcit, e tutto focalizzato quello che è il Calcit nel Casentino. Per quanto riguarda l'aspetto poi Casentino, io posso essere una persona che sono originario di Salutio, poi trapiantato qui a Subbiano, e come dico spesso, una volta in passato anche per le istituzioni, per gli enti, l'Orticello era il proprio piccolo comune o anche grande comune. Oggi è tutto il Casentino, che dobbiamo con impegno poi portare avanti da Subbiano sino a Montemignaio, insomma questo è... Senti, ma quando eri piccolino tu, ti piacevano queste feste? Perché qui ci sono i bambini, cosa bella naturalmente anche con il Calcit, lo farete domenica, ma i bambini veramente vivono questa festa, sì è una cosa allegorica, ma li riporta comunque a quella tradizione del nonno che gli raccontava certe cose, no? Beh, oggi tablet, cellulari, televisione, insomma, sono una cosa che tutti i bambini, anche i più piccoli, conoscono e usano. E credo che questa cosa che sta avvenendo qui oggi sia una cosa che riporti alle radici i bambini, cioè scoprano quello che nei decenni, ma anche prima, era la vita pre-tecnologia, insomma, usiamo questo termine, insomma, da questo punto di vista assolutamente. Qui c'avete un catenaiolo, è nato catenaiolo, poi esce Savalle, no Pio? Sì. Ecco, ma come sono questi ragazzi di Catenaglia quando si mettono a far da mangiare? Bravi, bravi, bravissimi, poi sono briosi, diverti. Scusa, lui ha detto che siete bravi, bravissimi, da catenaiolo a catenaiolo, no? Sì.
Credo che siete bravi. Bravissimi, poi siamo arrivati alla 10ª edizione quest'anno. Abbiamo sempre le nostre cipolle di trofea e le nostre salsicce di cinghia. Io comunque vorrei chiedere alla Stefanella, come fa lei, Stefanella, a trovare sempre domande da fare? Tutti gli anni. Perché c'ha il Pio che suggerisce. Da quanti anni? Lei, Stefanella, quando sei nati? Quanti anni hai? Io nell'86, oggi sono nato. Oggi sono nato. Auguri! Allora, che cosa facciamo? Un'orecchia a te, un'orecchia a io e facciamo tanti auguri al Mae! Lo Stato è tutto qui, il priore, il cardinale il cardinale so io, il sindaco, Don Bairo. Allora, c'è degni cosa qui, proprio. Oh, il gruppo 900 che arriva da Monte Spertoli dopo averci portato le migliori cantine di Monte Spertoli in occasione della notte del vino, È vero, Ecco perché siete diventati tutti priori, tutti podestà e tutti, Con il vino, si è fatto con il vino. Ricordare che il gruppo 900 per diversi anni è venuto proprio qui a sfilare, a sfilare. Sì, per 4 anni consecutivi, insomma, ora. Lei deve venire a vedere la nostra festa che facciamo a Monte Spertoli, a giugno. Noi arriviamo di corsa, veniamo. Ma mancata, ragazzi, il priore mi è mancato, insomma. No? No, però diciamo questo qui, queste feste rurali, o che siano a Monte Spertoli o che siano a Subiano, quanto sono importanti? Perché parliamo di importanti. Si vanno un po' aiutate, insomma. Si fa anche un'altra iniziativa, facciamo la vecchia trebbiatura. L'abbiamo fatta a primi di agosto, no? Con la vecchia macchina, il vecchio trattore. Con vari personaggi, brava, tutta questa roba. C'era anche il nostro sindaco a fare il contadino insieme a noi. Io ho fatto il barone, siamo arrivati, lui ha fatto il piovano, siamo arrivati con una balilla, abbiamo fatto una sceneggiata. Insomma, è stato bellissimo. Voi poi che tiravano il carro il grano, insomma, è bellissimo. Si fa queste rivoluzioni perché è giusto rievocare queste cose. Per lasciarle a quelli che verranno dopo di noi, perché ai posteri perderle è brutto, perderle. Pensate che naturalmente loro ogni volta che sono venuti hanno portato personaggi nuovi e hanno guardato un po' tutta la società, riguardavano tutta la società di un tempo, quindi dei primi anni del Novecento. E questo è anche importante perché spesse volte i bambini attraverso l'immagine collegano meglio quello che è stata la storia. E no, parlo anche di storia perché non è soltanto la storia rurale ma anche la storia della prima guerra, quindi della grande guerra. L'hanno veramente immaginato tutta questa nostra società di un tempo e questo naturalmente vi fa onore. Però oggi godetevela, La Stefanella, la Stefanella e suo marito, e suo marito. Luca Baglioni, presidente della Confraternita di Misericordia di Subiano. Luca, un'occasione per stare in piazza, per scendere insieme alla gente, questa e naturalmente anche qualche soldino per poter continuare l'attività, ma voi soprattutto fate anche gratis, perché la gente capisca che la misericordia è della gente. Assolutamente, oggi è una giornata fondamentale, importantissima, è il momento più importante nel giro dell'anno, si può dire, no? Nel corso dell'anno, perché si sta insieme alla gente, finalmente siamo a contatto con le persone e vediamo quante persone ci vogliono bene, fortunatamente, perché noi siamo sempre accanto alle persone e questa occasione è bellissima, tutte le associazioni, tutte le persone di Subiano Capolona, ma anche tanta gente di fuori, che viviamo insieme, proprio stiamo insieme uniti, è una bellissima occasione. Poi dopo, durante tutto l'anno, insomma, abbiamo altre occasioni più o meno, diciamo così, importanti, più o meno tristi, allegre, però diciamo che oggi è una bella giornata di festa, più istituzionale, è una giornata di festa bellissima da vivere in mezzo alla gente, in mezzo a subianesi, che sono tantissimi, che rispondono sempre, sempre bene a questa festa. Grazie a tutti. La domanda consueta che facciamo al dottor Genovesi è: mangiamo? Ma te gli dai a questi bambini invece che il prosciutto gli dai il salame? Ma si può mangiare il salame? Una volta nella vita si può licet insanire, dicevano i latini. Con moderazione sempre. Ci dobbiamo sempre privare dei piaceri nella vita o no? No. Io personalmente so rinunciare a tutto fuorché alle tentazioni. Viene dalla Spagna, è un
milanese, arrivata in Spagna, eccola qua la sua figliola che è più grande di te ormai, ma più giovane e più bella come naturalmente la tua compagna. Ma senti, Federico Casci, subianese di adozione dovrei dire. Sì, ormai, è vero, dire. Però questa festa che è, dopo quanti anni l'hai rivista? Ma l'ho rivista dopo una quindicina d'anni, era 15 anni più o meno che non veniva. Capitavo sempre la settimana prima, la settimana dopo, ma mai per questa festa. Adesso oggi, riparto oggi, però la mattina la passo, non vedrò il pomeriggio purtroppo. Come ti è sembrato? Parecchia gente, mi sembra che sia... Poi è bello perché ci sono un sacco di prodotti, per me è bello poi perché rivedo un sacco di amici che se no non ho occasione di rivedere quando vengo qua. E quindi per me mi fermo ogni due minuti a chiacchierare con qualcuno. Ma in Spagna ci sono questi tipi di manifestazioni? Sì, ce ne sono abbastanza. Anche lì è un paese agricolo, altro, quindi ci sono molte di queste cose. E loro che ne pensano? A me sì, è molto bello questo posto, mi piace tantissimo. L'hai mai visto tu? No, mai, perché il giorno dopo iniziavo la scuola, allora mai capitavo per qua a questa festa, allora torno stasera e domani comincio la scuola. Aspetta, ma avete mangiato qualcosa o no? Prima abbiamo fatto, adesso il passaggio l'abbiamo fatto per vedere, poi il prossimo passaggio lo facciamo per mangiare. Un piacere. E tu vedere questi ragazzi qui che si prestano, cioè hanno la tua età, no? Sì, alcuni hanno la mia età, altri no, ma io li ho conosciuti, non è che ho molti amici qua perché non ci sto molto. Mi diceva sempre, ma adesso vedo che c'è tanta gente giovane a Subiano che normalmente non so dove sono. Perché occasione non... che venga! E appunto. Senti Luca, tu vieni fuori da una famiglia di contadini, diciamo così, sì, sì, giusto? Sì. Ma soprattutto una bella fattoria che c'era, no? Col nonno, sì, quindi sì, eccetera. Però ecco, e hai una bambina. Sì. Per i bambini è importante non fargli dimenticare questa storia. Ma le tradizioni sono importanti, per prima cosa perché non dobbiamo perdere il contatto con la realtà, no? Dobbiamo pensare che quello che vediamo nei banchi di vendita, quello che nasce dal lavoro e dal sudore di persone che prima di noi e anche adesso fanno di tutto per produrlo. E quindi è importante, secondo me, questa festa per far rivivere, soprattutto ai bambini, che se no conoscono un pollo solo sotto forma di crocchetta, magari in un panino, capire da dove veramente arriva questo prodotto. Questo prodotto è il frutto del sudore di tante persone e qui è l'occasione per vedere come è nato, come è stato trasformato e come poi arriva nei nostri piatti. Ma non solo questo, le tradizioni, l'abbigliamento, insomma, la nostra storia è importante. È importante per capire dove siamo arrivati adesso e cos'è che abbiamo avuto alle spalle. Quindi è un momento importantissimo sicuramente per i bambini più giovani. Tra l'altro la mia bimba è anche vestita come tutti gli altri bambini proprio in occasione di questa festa. Ecco, è importante perché non bisogna dimenticare quali sono le nostre tradizioni. E se i papà, i babbi, come si dice noi, sono come Luca Baglioni, presidente della Confraternita di Misericordia di Subiano, beh, le speranze sono veramente tante. Complimenti Luca. Sono di Palbena e niente, abbiamo qui delle ottime marmellate con frutta di Palbena. E per richiamare i clienti... Uso il campanaccio che era della mucca di mia mamma quando era bambina. Bene, ciao! Faustina Bertollo, e l'associazione è un'associazione importante perché fa crescere. Sì, è un'associazione che si chiama Cresce perché fa crescere dei ragazzi con disturbi intellettivi e comportamentali dello spettro autistico, quindi il nome è tutta una speranza per loro che devono crescere nel migliore dei modi. Scusa, vorrei dire una cosa. Faustina è qui con un grazie che vorrei dirti a nome di tutti, perché tu sei quella che ci segue da un punto di vista anche igienico, sanitario, alimentare, che segue la Proloco e tutte le nostre associazioni, perché non c'è soltanto la Proloco che segui. E quindi questo grazie da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale per tutto quello che fai, Faustina. Ma però vorrei parlare proprio di questi bambini, perché in questo caso voi vi siete dati da fare anche a portare qui delle cose che sono importanti, è vero? Sì, abbiamo cercato di coinvolgere tutti i genitori dei nostri ragazzi a fare qualcosa, quindi c'è chi ha fatto dei liquorini, chi ha fatto delle torte, chi ha fatto delle confetture, chi ha fatto delle presine con materiali di recupero, porta tutto, insomma, dai biscotti, si cerca di coinvolgere tutti con un unico scopo, quello di raccogliere i fondi per far sì che quest'inverno, autunno-inverno, nel periodo quindi scolastico, questi ragazzi abbiano la possibilità di fare dei progetti extrascolastici per migliorare le loro capacità intellettive. Pensate che loro non hanno neanche una sede, devono arrangiarsi, devono pagare gli affitti, quindi un buon cuore ci vorrebbe da questo punto di vista, no? Da parte di qualcuno. Sì, un buon cuore ci vorrebbe perché per il momento la sede è a casa mia, quindi è tutto a casa mia, metà a casa mia e metà in ufficio, quindi gestisco insomma le cose un pochino in queste due
due parti in modo tale che lo posso fare anche nel tempo, insomma, che rimane dall'attività lavorativa. Però si fa con il cuore, quindi si cerca sempre di farsi conoscere soprattutto, perché finché non ti conoscono la gente non si fida, quindi io ci rimetto in prima persona perché sono il garante di questa cosa, quindi poi sul territorio insomma mi occupo da tanto tempo, quindi mi conoscono come lavoro, quindi spero che anche in questa cosa la gente mi segua, mi dia fiducia e cerchiamo insomma di fare del tutto quanto più possibile per i nostri ragazzi. Noi ti seguiremo anche con l'uscita del prossimo libro che faremo vedere. Intanto vorrei dire, ragazzi, come si trovano in questo ambiente così chiassoso anche, però anche vissuto nella tradizione? No, si trovano benissimo, tra l'altro sono in giro a guardare gli altri banchi, c'è qualcuno che si è già fermato a mangiare, tra l'altro prima è venuta la mamma con una bambina, di una bambina che non esce quasi mai, odia proprio il rumore, il frastuono. Invece siamo riusciti a portarla ed era contenta, ha comprato il palloncino, quindi anche queste cose a noi servono per far uscire le famiglie da quel guscio che normalmente per timore, per vergogna non riescono a superare, e quindi questa è anche un'occasione per aprirci al mondo. Che cos'è che ti ha colpito di più nel Tapi? La camiciola. Addirittura il sigaro. Certo, non è più un fattore, ma è sempre importante per fumare un sigaro. Scusa, fattore, anche il sigaro ora ti sei messa a fumare? Io voglio provare tutto nella vita. Dopo aver provato una festa così, dai, di la verità. No, io credo che veramente sia una soddisfazione per Subiano una manifestazione di questo tipo, perché comunque rievoca un passato, comunque fa ricordare, diciamo, quello che era il mercato una volta, i vecchi mestieri, i vecchi sapori, quindi io credo che sia un fiore all'occhiello per Subiano. La presenza della gente tutti gli anni è sempre maggiore, oggi ci assiste anche il tempo, quindi meglio di così non si poteva. Roberto, voi come commercianti tra l'altro avete partecipato, ecco perché anche il sigaro ha noti di vino, no? Quindi, però ecco, queste feste servono veramente anche per il commercio? No, sì, a parte il commercio serve, ma serve per il paese, per far uscire la gente, esce la gente, quindi alimenta anche il commercio, quel poco che c'è rimasto oggi, perché ormai ce n'è poco veramente, però l'importante è che il paese sia vissuto, e oggi è un'occasione eccezionale per far vivere il paese, per fare anche conoscere più che il paese le bellezze, che non è che siamo proprio eccellenti, eccetto la parte antica, però per far conoscere la gente che è accogliente, amichevole, e tutto quello che altro si può offrire con la gente. Noi vi offriamo intanto un sigaro dei nostri territori. Oh, ricordiamoci che il Kentucky nasce in Toscana e soprattutto tra Val Tiberina e anche la nostra zona. Baciano era proprio una delle produttrici, le fattorie che lo producevano. Ma scusa, non era la volta a Spaventapasseri? No, si è cambiata una lettera, perché se si guarda la faccia, capito? Sì. Oh, no, Centini, mi sembra che il gruppo sia piuttosto brillante anche dopo un bicchierino di vino? No, ma è più esuberanza, guarda Stefanella, veramente, è più felicità, diciamo, dai. Bella questa cosa che mai detto. Questo giorno, da quando oggi finisce, noi si aspetta quello del prossimo anno, veramente. Ha detto che c'è felicità, Lisa, nell'aspettare questo giorno. Te che dici, Lisa? Sì, sì, anche io la penso come il noce. Grande, grande, dai. Sta tirando l'uva. Grande, guarda, tirano l'uva. Ragazzi, ma chi è il noce? Chi è il noce? C'è questo ragazzo qua. Chi è il noce, secondo voi? È simpaticone. Com'è questa sangria che hanno fatto loro? No, è buonissima. Sono stati bravi? Sì, sì, sono stati bravi. Complimenti, complimenti. Noce, sei un grande. Grazie. Allora, tra una bacchetta e l'altra, tra un concerto e l'altro, ci gratifica anche con una giornata di felicità, come ha detto lui, per una festa dell'uva. Bravo. E voi lo stesso. Grazie. Grazie. Ciao. Il capoccia della casa di Castelnuovo è lui, è Mario Francesconi. Diciamo capoccia, perché una volta funzionava così, no? Se diceva. Sì, però era una figura piuttosto, diciamo, che incuteva timore, terrore. Io tutto voglio essere tranne che questo. Quindi, per l'incutere timore ce l'avrebbe. Vabbè, solo la stanza, voglio essere uno di tutti noi, e il risultato di questo è il lavoro di tutti. E indifferentemente dal più grande al più piccolo, chi ha più possibilità, chi ne ha meno, questo deve essere quello delle associazioni. Tutti prestano quello che possono e tutti soprattutto accettano quello che viene prestato.
E questa è anche l'occasione per partecipare all'iniziativa di un'altra associazione come la Provaco di Subiano, sì, di farla propria per promuovere anche quelle del proprio luogo, è giusto? Certo, promuovere il territorio nel suo insieme, nel nostro caso parliamo del territorio del nostro comune, il comune di Subiano, attraverso tutta una serie di iniziative, questa è una delle più importanti. A seguire ci sarà la nostra a Castelnuovo proprio. Se diciamo che il nostro territorio nell'insieme, tutta la Toscana, ma il nostro in maniera particolare, quello del nostro comune, è costellato di tante associazioni, ognuna delle quali è molto viva e ognuna dà origine alle proprie manifestazioni, fa sì che non c'è domenica che uno non possa venire a Subiano per partecipare a qualche manifestazione. Bellissima, non avevo mai visto tanta gente così, guarda, una giornata splendida, il sole, bella, 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 guarda oggi. Sì, che ti sei mangiato per colazione? Un panino, mezzo panino fatto, col prosciutto del Casentino, è buonissimo. Pensavo col salsiccio perché qua ci sono mille tentazioni. Lo so, ora assaggerò, vai. E il rodino continua a essere in grande, il rodino è in grande, il rodino. Ora voglio vedere come fai con questi sambudelli, con la sigaretta in bocca, a dimmi che cos'è un sambudello, perché scommetto mi che loro lo sanno. Signora, una catena di sambudelli intorno al collo, per favore. No, so, chi è il sambudello, lo sai o no? Sambudello, è una domanda difficilissima. Bene, evitiamo, evitiamo, evitiamo. Che Beppe penso sia uno che li sappia fare. Io mi limito a cuocerli nella griglia spettacolare che abbiamo fatto quest'anno, quindi l'abbiamo testata, siamo contenti, quindi l'anno prossimo miglioreremo ancora di più. Vorrei ricordare una cosa che è importante, se parliamo di lui parliamone anche di agriturismo, perché voi naturalmente le cose buone sapete che cosa sono. Occhio, è pericoloso, eh? È pericoloso, pericoloso, il rodino è pericoloso. Però l'ho fatto bene o no? Molto. È venuto un capolavoro o no? Ma vista la mamma